Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studiamo insieme La Tabaccara per due quattro bassi. Questo è un brano pugliese, diverso insomma da quello lucano che è una tarantella. Questo invece è un valzer. Trovate il brano registrato sul canale, vi consiglio prima di ascoltarlo. Ora farò ascoltare l'introduzione lentamente, è un brano molto semplice, così. Semplice, quindi andiamo in quinta posizione, abbiamo in chiusura due movimenti di pausa, il 4, 4, pausa, 2, 2, pausa, 2, apro col 3, 3 pulsazioni, poi 3, 3, 3, 2 cerchiato 3 volte, il 4, 2 pulsazioni, il 3 e chiudo col 2, 6 pulsazioni, 3 più 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, con il metronomo 85 chiudo, 1, 2. Apro. Chiudo 1, 2, 3 più 1, 2, 3. Questo è molto semplice, due righi sono questi, ripeteteli dopo che li avete memorizzati per qualche oretta. Possiamo anche mettere i bassi, siamo in posizione qui di Do, quindi questa nota finale possiamo lasciarla un po' prima. Abbellimenti, nulla, va bene così. Vediamo la parte A velocemente, così. Qua ci fermiamo perché ci sarà la parte successiva che è la parte B. Chiaro? Quindi vediamo subito ora questa parte ed è così. Siamo in chiusura col quarto dito 3 volte. Apro 2 cerchiato, 3, 4 cerchiato, chiudo col 3, 3 pulsazioni, lo tengo premuto e apro 3 più 3, 6 pulsazioni. Ora due movimenti di pausa, chiudo e vado in quarta posizione col 2. Il 3, 2 pulsazioni, poi il 3, apro col 4, 2 pulsazioni, il 4, tengo premuto e chiudo. 2 pulsazioni, 2 cerchiato, il 3, che dura 3 più 3, 6 pulsazioni, poi due movimenti di pausa, in quinta posizione il 2. E poi inizierà qui, insomma, la parte successiva che vedremo, insomma, dopo, va bene? Col metronomo 1, 2, 3, chiudo. Apro, chiudo, apro, chiudo, pausa, pausa il 2 e poi inizia la parte successiva. I due righi sono questi, molto semplici, ripetete per ore e ore. Dopo aver fatto questo inserite i bassi, così. Va avanti. Ora vi evidenzio questo tasto che vi ho detto prima da tenere premuto, così sarà più semplice individuare qual è. Ecco qua, perché nella fretta non l'ho evidenziato, è questo e questo quarto dito. E poi vi mostrerò anche l'unica due abbellimenti, insomma, all'inizio aprendo 2 cerchiato 4, 2 cerchiato 3, che c'è il trattino sopra, insomma, il mordente. Poi chiudo. Fa la terzina, 2 cerchiato 4, 2 cerchiato 3, così. Poi, e si va avanti, va bene. Il trattino sopra è qui, vi ricordo di fare gli esercizi dedicati proprio a questo, agli abbellimenti, che è di questo metodo, va bene? Trovate la playlist.
Ripetetevi questi due righi, insomma, metteteli a abbellimento e ci siamo. Ah, c'è da dire solo una cosa, vedete queste note lunghe, sia qui che qui, in alcune registrazioni, insomma, sono più corte, ma, insomma, ma la maggior parte delle registrazioni ho trovato questa nota che si prolunga, l'ho lasciata così. A chi piace più corta, basterà eliminare due battute e riagganciare subito dopo il 3, la nota successiva. Bene, fatto questo, vediamo la parte B dal 2 della nota di prima, così. La stessa cosa, è semplice. Il 2 di prima, chiudendo, ora apro col 4, due pulsazioni, ancora il 4, uguale, 4, due pulsazioni, 4, il 4, due pulsazioni, 2 cerchiato, il 3, due pulsazioni, 2 cerchiato, 3 cerchiato 3 volte, il 5, due pulsazioni, chiudo con 2 cerchiato, poi 2 cerchiato, 3 pulsazioni, il 2, il terzo dito, due pulsazioni, poi il 5, 5, pausa, 4, 4, pausa, 3. Apro col 4, 3 pulsazioni, poi 3, 3, 3, 2 cerchiato 3 volte, il 4, pausa, 3, chiudo col 2, 3 pulsazioni, poi 1, 2, 3, 2 momenti di pausa, il 2, e riprende nuovamente la parte di prima, va bene? Io l'ho ripreso da questo 2 per capirci, questo 2 andando avanti. Ho fatto tutta questa parte fino alla casella rossa che è sindice. Voi fermate il video e fate magari, non so, un rigo alla volta, una frase alla volta, prendetevi il giusto tempo, qualche giorno, ora, settimana. Si arriva a questa casella rossa, si riprende nuovamente di qua dalla parte B, si salta la casella rossa, si fa questa qua blu e si riprende da dove? Da qui, dalla parte A. Per finire invece si arriva qua. Praticamente si arriva qua la seconda volta, si qua e si salta al finale, che non è altro come l'introduzione, tranne queste poche note finali, che è così dopo aver fatto il 4, il 3, chiudendo col 2, 3, 4, 5, tutto qui. E volendo terzina 3, 2, 3, 4, 3, 4 e 5, quindi così. E qua effettuando un ritenuto nella parte finale, scrivo ritenuto. Ritenuto, un rallentando per capirci, va bene? Ed è così. Gli abbellimenti su questa parte, anzi, prima i bassi. Allora, dopo il 2, mettete i bassi in posizione di fa, se non avete un 4 bassi, pazienza, insomma, fatelo uguale, insomma, stonerà un po', quindi. I bassi in posizione di do. Cosa, gli abbellimenti, qua la terzina 2 cerchiato 4, 2 cerchiato 3, così, poi nulla più di abbellimenti, non ce ne sono più, alla fine li abbiamo visti prima, va bene? Questo e questo. Bene, se vi è stata utile questa lezione mettete un mi piace, condividetelo sui social, se ci sarà un interesse massivo e condivisione ci saranno ancora altre lezioni. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone e alla prossima lezione. Ciao a tutti!